Ciao Alex, buongiorno. Ciao, buongiorno Federico, è Buongiorno. un piacere essere qui. Grazie mille a te. E come appunto si potrà vedere, Alex è appunto un nostro cliente del servizio Chiavimano, in cui andiamo a cercare un immobile per conto appunto del nostro cliente, che rispecchi perfettamente le caratteristiche da lui indicato. Prima però di parlare appunto del servizio, io magari conosco già la tua storia. Volevo un attimo, se hai piacere, appunto, farti spiegare di che cosa ti occupi, a parte appunto il mondo degli affitti brevi, di che cosa ti occupi, qual è la tua attività principale, ecco. Certamente, allora con piacere. Io mi occupo da ormai 3 anni più o meno di comunicazione, branding e marketing con una società che sostanzialmente si occupa di tutte e tre le sfere e ha, diciamo, un modello di business un po' particolare. Mi sono poi pian piano avvicinato anche, diciamo, a questo mondo dell'immobiliare attraverso clienti della stessa, quindi attraverso hotel che abbiamo in gestione attraverso l'agenzia, attraverso l'azienda, e sempre più poi mi è interessato anche a livello personale, quindi ho pensato, perché no, ecco, avviciniamoci a una realtà che possa produrre anche solo una diversificazione all'interno di quella che è, diciamo, la mia attività nel mondo del business. Principale. Sì. Certo. E quindi, insomma, tu non hai prima appunto di protocollo immobiliare Chiavi in mano, tu non ti eri mai avvicinato al mondo degli affitti brevi, non avevi mai provato a fare nulla, corretto? Assolutamente no, assolutamente no. Come dicevo, allora abbiamo approcciato con qualche cliente diverse attività di comunicazione e marketing, ma niente a che vedere con la gestione di quello che può essere una piattaforma come Airbnb o le varie OTA, ecco, presenti sul mercato. Perfetto. Sicuramente abbiamo avuto possibilità di vedere da vicino qual è il reale valore di queste OTA, ma non abbiamo mai approfondito così tanto perché la nostra diciamo, realtà si occupava di altro, Chiaro, di ecco. tutt'altro, sì. Non è il tuo mondo, il mondo degli affitti e comunque l'immobiliare, però hai deciso di andare a diversificare. Perché hai deciso proprio di avvicinarti al business degli affitti brevi? Perché l'immobiliare potenzialmente è molto ampio come settore. Volevo capire perché appunto ti ha colpito maggiormente il mondo degli affitti brevi piuttosto che un altro campo dell'immobiliare. Assolutamente, allora io in tante cose sono davvero molto analitico, quindi al di là del classico video su Facebook, che magari o Facebook o YouTube, che ultimamente si vede spesso, no? Queste inserzioni, poi ce ne sono di vario genere, al di là di quello che mi ha avvicinato tanto al mondo degli affitti brevi è il trend di crescita del turismo di questi ultimi 3/4 anni ormai in realtà, poi in alcune regioni un po' meno, in alcune un po' di più, però è un trend di crescita veramente importante al quale non potevo non prendere in qualche modo parte. Ecco, gli affitti brevi perché? Perché da un lato sono, diciamo, più accessibili del classico mercato immobiliare, mutui, eccetera, non fanno per me. Ho sempre cercato di autofinanziare un po' tutte le attività che ho generato nella mia vita fino ad oggi. Di conseguenza, uno è questo, e due è anche un po' la passione nel arredare un appartamento, perché sin da piccolino, quando dovevo scegliere tra fare economia o design, poi ho scelto economia, ma il design è sempre stato, diciamo, La tua passione. un sogno nel cassetto, esatto, è rimasto lì, no? Allora, quando c'è stata questa possibilità, vedendo la crescita del turismo, ti ho raggiunto su Instagram Sì, e insomma, ricordo. sei sembrata una persona super valida. E di conseguenza ho detto sì, procediamo con questo servizio, assolutamente. Ottimo, ottimo. No, perché comunque va tenuto in considerazione lo specifico appunto per chi appunto non lo sapesse, che con il business degli affitti brevi hai la possibilità appunto di partire nel caso della sublocazione, che è quello che hai perseguito tu, il modello che hai perseguito tu, di partire con un budget veramente ridicolo dal mio punto di vista per Certo. possedere a tutti gli effetti un immobile per un tot di anni. Quindi effettivamente hai la possibilità di generare gran parte delle volte più del proprietario stesso, nel modello degli affitti brevi, e questo appunto senza dover acquistare un immobile, senza dover occupare una proprietà di famiglia e soprattutto senza indebitarsi, per 30 anni, cosa che capita appunto nei modelli tradizionali Esattamente. di Tra business. l'altro è un tema, tra l'altro, molto caldo perché diciamo, i tassi dei mutui saprai bene che in questo periodo non sono così accessibili.
tirano delle mazzate veramente importanti. E in più, dopo, appunto, c'è tutto quanto il fronte creativo dell'attività di cui hai parlato tu, che è, dal mio punto di vista, la parte più bella, perché vedrai adesso la gestione, una volta che appunto l'immobile è partito, la gestione è pressoché ridicola, nel senso che ti toglie un 10-15 minuti al giorno, cioè, o meglio, ogni volta che hai un check-in hai un 10-15 minuti di tempo da impiegare per organizzare il tutto correttamente. L'attività principale è, appunto, dal tuo punto di vista, in fase di preparazione dell'immobile, ed è, dal mio punto di vista, la parte più bella, oltre ovviamente alle entrate che generano gli appartamenti, che quelle ovviamente sono appaganti, ecco. La soddisfazione, certo, assolutamente. Sì, sì, sì. Io ritengo che poi sia, diciamo, la giusta soddisfazione per il lavoro che c'è dietro, perché a volte può sembrare, diciamo, tutto relativamente troppo easy, no? Troppo semplice da fuori. In realtà ci vuole chiaramente dell'impegno, ci vuole chiaramente voglia di fare, come qualsiasi attività, diciamo, di business. Cioè, sappiamo bene che è così, però secondo me è interessante anche un po' sottolinearlo, perché pensa sia veramente tutto semplice. È stato super interessante in realtà fare tante cose in questo appartamento, lo sarà anche per probabilmente altri, approfondire le varie aree, quindi non so, l'automazione per l'ingresso dell'ospite, cercare di capire come disporre il soggiorno nel modo migliore, insomma sono tutta una serie di cose molto interessanti da fare. Sì, sì. Anche rendere accogliente una casa che fondamentalmente di per sé non è una casa, nel senso che nessuno ci abiterà in maniera stabile, però appunto cercare di renderla il più accogliente possibile per far sì che un ospite effettivamente si senta a casa, quindi devi mettere sempre costantemente il tuo tocco personale. Tu che cosa stavi cercando nello specifico? Nel senso, come è partito il servizio? Che cosa stavi cercando? Dove volevi andare ad operare? E per quale motivo? Ok, allora, io parto dicendo che risiedo nel Monferrato, nella zona di Alessandria, quindi ho una relativa vicinanza a Genova, Milano, Torino, senza problemi raggiungo tutto con un'oretta di strada. La mia scelta principale è andata su Torino, perché è una città che secondo me ha un incredibile potenziale, sia a livello architettonico-artistico, sia a livello turistico, è davvero... si può raggiungere Torino per qualsiasi motivo e c'è un turismo molto molto interessante. Quindi questo è il motivo della scelta della città. Era lo stesso per Genova, su Milano non volevo spingermi perché la vedevo una realtà un po' più difficoltosa, diciamo, non nell'inserirsi per carità, ma per il fatto che c'è veramente tantissima concorrenza lì sopra, il mercato diciamo non è così, diciamo, pronto secondo me a ricevere nuovi host. Poi sì, sicuramente sì. Ti smentirai sicuramente. No, Torino è sicuramente un mercato da un certo punto di vista più vergine rispetto a quello di Milano, dove ovviamente ci sono un numero più elevato effettivamente di annunci, come hai giustamente detto tu. Ovviamente per competere in un mercato come quello di Milano, o hai appunto un immobile che spicchi rispetto appunto gli altri, o hai una politica di prezzi che è veramente molto allettante. Quello è appunto le due facce della medaglia, quelle sono le due facce della medaglia di appunto andare in un mercato grosso come quello di Milano, mentre invece su Torino sei tranquillo. Esatto, bravissimo. Io cercavo questo mercato un po' più acerbo, diciamo, più pronto, diciamo, a ricevere nuovi ospiti. E quindi questa è la scelta per Torino. Ho scelto il centro di Torino, nel particolare la zona del Quadrilatero Romano, perché è una zona che viene in questi anni è stata rivalutata incredibilmente all'interno della realtà torinese, sia a livello di movida, sia a livello proprio di strutture architettoniche al suo interno. Tantissime facciate sono state ristrutturate, ci sono moltissimi appartamenti a mio avviso di livello, e di conseguenza un pochettino la scelta è stata orientata per questo quartiere. In più, facendo tutte quante le analisi, per così dire, abbiamo visto che effettivamente era una zona appetibile appunto per l'attività. Perché quello è importante anche. Esatto, insieme al tuo team abbiamo avuto modo di confrontarci su tutta questa parte e abbiamo avuto modo anche di capire esattamente qual era il range e la tipologia di alloggio da andare ad acquisire. Io mi sono orientato su un alloggio che potesse ospitare almeno 4 ospiti, quindi
banalmente poteva essere un bilocale, un trilocale, ma cercavo due camere da letto in particolare. Che fanno la differenza. Esatto. E una particolarità, abbiamo riscontrato tutto questo all'interno di un alloggio con un canone molto molto interessante e insomma, su consiglio di Fabio poi sono andato subito a vederlo. Sì. E quindi appunto nel frattempo magari mentre parliamo usciranno le foto o il video appunto dell'appartamento. Che cos'è che effettivamente siamo andati a trovare con il servizio, cioè io e il mio team, cosa che abbiamo trovato? Un immobile che effettivamente rispecchiava, no? Se vuoi dargli tu una descrizione appunto dell'immobile come strutturato e quant'altro, volentieri. Assolutamente, allora, rispecchia perfettamente tutte le caratteristiche che stavo ricercando. È un immobile che ha una particolarità interessantissima nella parte del soffitto, nel senso che ha queste volte in mattoni veramente molto caratteristiche che spiccano subito. Ha un'illuminazione studiata in modo tale da non rovinare queste volte, quindi è un'illuminazione a parete. Tra l'altro dimmerabile e regolabile con dei click dell'interruttore, quindi anche abbastanza innovativo. È strutturato su tre vani principali, due camere da letto, una camera da letto è anche, diciamo, uno studio, tra virgolette, l'abbiamo adibito anche a studio. Una delle due ha un guardaroba walk-in molto interessante e ben illuminato. L'appartamento è illuminato, quindi è finestrato da entrambe le parti, quindi ambo i lati. Ha una zona soggiorno, open space, che si collega con la cucina e poi ha un bagno separato molto molto carino con una doccia molto spaziosa, insomma, tutto Cercare. ciò che uno potrebbe volere in un ambiente nel senso di averlo trovato, ecco. Sì, perché più che altro sei andato a prendere fondamentalmente i tre punti fondamentali, ovvero hai risposto alla domanda dei turisti appunto che soggiornano su Torino, perciò almeno quattro ospiti. Sei riuscito a trovare più che altro un immobile con una caratteristica, un effetto wow, per così dire, che è appunto dovuto dalle pareti che ci sono all'interno dell'appartamento, e in più la zona effettivamente in cui l'abbiamo trovato è molto appetibile per un possibile turista o comunque per una persona che appunto vuole soggiornare su Torino, anche per un viaggio business, mettiamola così. Quindi Assolutamente sì, assolutamente così sì. di quante cose. E oggi, prima appunto che iniziassimo a fare la chiamata, hai caricato ufficialmente online il tuo annuncio, che appunto Assolutamente. è qua in sovraimpressione da qualche parte. E ovviamente non è ancora arrivata la prima prenotazione, però penso che appunto a breve mi aggiornerai facendomi sapere appunto come sta procedendo l'attività e magari ci sentiamo per un aggiornamento. Assolutamente volentieri, anzi ti avviso il prima possibile. Perfetto, perfetto Alex. Allora ti ringrazio di tutto e a presto. Grazie a te Federico, è stato un vero piacere. Un Grazie. abbraccio. Ciao. Sono passate 2 ore da quando ci siamo sentiti con Alex e ho ricevuto questa foto e questo audio. Prima prenotazione arrivata, ragazzi, ne stanno arrivando 3-4 di seguito, ne ho due per lo stesso periodo, che a questo punto vedo chi prenoterà per primo, poi ce ne ho uno per il 2022, uno addirittura per il 26-27. Direi niente male.